Spirito sportivo e maschile, carrozzeria grintosa, interni ben curati. Questa è la Kia Rio, la compatta della casa coreana che è stata protagonista della prova su strada della settimana. Andrea Minerva ci racconta tutti i pregi e difetti in questo servizio. Kia Rio è la proposta del marchio coreano nel segmento delle compatte. È un segmento, come lo sappiamo, sempre molto combattuto, quindi bisogna combinare vari elementi dal punto di vista del design e tecnologici per far sì, insomma, che i risultati poi siano apprezzabili. Nel caso di Kia Rio, possiamo notare quelli che sono i tipici stilemi del marchio coreano, soprattutto per quanto riguarda la griglia, la conformazione dei gruppi ottici anteriori che lasciano presagire una certa sportività. Le dimensioni? Le dimensioni sono abbastanza importanti. Kia Rio è lunga 4,05 m, è larga 1,72 m e ha un passo di 2,57 m. Tradotto, c'è spazio all'interno e la sua conformazione anche esterna, il suo design sicuramente risulta abbastanza importante. Le forme posteriori di Kia Rio sono sicuramente importanti, decise, e questo aiuta a dare una maggiore personalità a questo modello. Il bagagliaio, ve lo svegliamo, intanto dobbiamo dire che è di discreta capacità, nella media del suo segmento, quindi si va da un minimo di 288 litri a un massimo di 923 con i sedili abbattuti. Tra l'altro la divisione dei sedili posteriori è 40-60. La versione di Kia Rio che stiamo provando in questa occasione è spinta da un motore diesel. È un propulsore 1100 CRDI da 75 cavalli a 4000 giri. Quindi un propulsore dalla cubatura piuttosto limitata, evidentemente, che comunque comporta dei vantaggi. Prima di tutto direi in termini di consumi. In effetti, in questo caso abbiamo il consumo misto dichiarato dalla casa che corrisponde a 3,8 litri per 100 km. È un dato sicuramente piuttosto interessante. Ovviamente le prestazioni sono sì all'altezza di quello che ci si potrebbe aspettare da un modello come questo, anche se dobbiamo denotare che in fase di accelerazione molto spesso siamo costretti ad intervenire sul cambio, in sostanza a scalare appunto le marce. Un altro elemento che riteniamo apprezzabile è sicuramente il livello di insonorizzazione. In effetti, sia alle basse velocità che alle alte velocità, il rumore del propulsore all'interno dell'abitacolo è veramente poco percepibile. In conclusione, possiamo dire che il rapporto tra la dotazione e le caratteristiche generali di Kia Rio, in particolar modo per questa versione 1100 CRDI e il suo prezzo e il suo listino, rappresentano un buon equilibrio, sicuramente un'ottima offerta ovviamente all'interno della gamma Kia, ma anche nel panorama del segmento delle compatte.